Sono Antonella Cagnolati, professore associato di storia della pedagogia all'Università di Foggia. Il corso di storia della pedagogia si occupa di molteplici tematiche e autori. All'interno, infatti, di questa dicitura disciplinare, storia della pedagogia, noi intendiamo affrontare una pluralità di approcci, di temi, utilizzando varie metodologie. In particolare, il primo livello che affrontiamo è la storia della pedagogia come scienza assolutamente teorica, quindi lo sviluppo delle teorie e l'elaborazione che ne hanno dato i vari intellettuali, filosofi e pedagogisti, lungo un arco cronologico molto lungo, molto vasto, che può andare dall'antichità classica, quindi cominciando appunto con le teorie platoniche, Aristotele nell'antica Grecia, fino appunto ai giorni più vicini a noi con le teorie elaborate da personaggi, da intellettuali come Edgar Morin, per esempio. La storia della pedagogia quindi si nutre di apporti teorici per verificare come nel tempo siano andate enucleandosi varie tematiche e vari fili rossi conduttori che in qualche modo contrassegnano tutta la storia dell'educazione. In particolare, la storia della pedagogia si occupa al suo interno anche di tematiche assolutamente più nuove, più coinvolgenti, come per esempio la storia dell'infanzia, che è un settore che ha avuto una larghissima diffusione, un approfondimento di temi, argomenti e situazioni in cui si trovava a vivere l'infanzia, in particolar modo negli ultimi 2 secoli, 800 e 900, con apporti di autori e di validi studiosi dell'infanzia che hanno soprattutto enucleato, illuminato come l'infanzia veniva considerata e quali erano davvero le condizioni di vita dei bambini lungo l'arco cronologico preso in esame, appunto, soprattutto tra 8 e 900, per far capire come, appunto, attraverso anche l'apporto scientifico di vari intellettuali, come per esempio Maria Montessori, sia cambiata totalmente l'immagine dell'infanzia e come del resto siano mutate profondamente anche le metodologie per considerare l'infanzia centro veramente di ogni progetto pedagogico e come l'infanzia è degna di cure particolari proprio perché nell'infanzia si vede poi quella che sarà appunto la società del mondo adulto. Non solo questo, però, la storia della pedagogia ha al suo interno anche un aspetto più vasto, una linea, diciamo, di approfondimento tematico più vasto, che è quella che io definisco storia sociale dell'educazione. Che cosa si intende con questa dicitura? Si intende che, sempre lungo un arco cronologico molto vasto, perché non dobbiamo dimenticare appunto che ci si occupa di storia, quindi nessun periodo, nessun arco cronologico viene dimenticato o viene tenuto in minor considerazione. Appunto, la storia dell'educazione, la storia sociale dell'educazione ci indica in quali ambiti e in quali circostanze, in quali luoghi veniva fatta l'educazione. E quindi ci occupiamo di scuola, ci occupiamo di famiglia, ci occupiamo degli ambiti extrascolastici, per esempio, che sono tutti luoghi e spazi importantissimi quando si va a enucleare la storia dell'educazione come educazione appunto extrascolastica e non istituzionalizzata. A questo punto è necessario fare una distinzione dal punto di vista lessicale. Quando ci occupiamo di educazione, intendiamo infatti approfondire un'area molto vasta di studi che pertiene soprattutto a quelli che sono i passaggi di generazione in generazione di valori, di tradizioni, di culture, tutti elementi che vengono in qualche modo tramandati all'interno di una situazione educativa non convenzionale e non strutturata. Quando invece parliamo di istruzione, altro termine chiave che utilizziamo molto spesso e che è fondamentale, ci occupiamo invece e tendiamo a enfatizzare, a sottolineare quanto sia importante il ruolo invece di una formazione istituzionalizzata, fatta attraverso luoghi ben specifici, che sono le scuole dell'infanzia, le scuole o l'università del resto, che è compresa in questa forma istituzionalizzata di istruzione, e come all'interno di questo termine chiave entrino anche tutte quelle prassi educative che sono fondamentali, per esempio la definizione di un curriculum. Che cosa si intende con curriculum? È l'insieme delle discipline, delle materie, degli argomenti che ogni scuola in ogni tempo ritiene essenziale per la formazione di un individuo.
Dall'altra parte però esiste un altro termine che ha acquisito una grande rilevanza, soprattutto nel Novecento e ancora oggi, che è la formazione. Il termine formazione indica qualcosa di molto particolare che pertiene invece all'ambito lavorativo. Quindi istruzione, educazione e formazione sono tre parole chiave che sono in qualche modo sinergica, che si completano le une con le altre. L'educazione si fa in luoghi non formali, non istituzionalizzati, la famiglia, la parrocchia, il gruppo sportivo, il gruppo dei pari. L'istruzione si può espletare, si deve espletare soprattutto in contesti formali e istituzionalizzati. La formazione pertiene invece a un ambito di acquisizione di competenze professionali che verranno poi messe in pratica nel mondo del lavoro.